Ciao a tutti, eccomi qui per presentarvi i video di Natale. Il primo fra i tre video di Natale che ho preparato per voi è riguardante un tipo di biscotti. È ormai una tradizione, da quando ho fatto il corso di pasticceria con mia sorella, ed era un corso per principianti chiaramente, ogni volta a Natale, la sera della vigilia, prepariamo i biscotti io e mia sorella. Quest'anno, visto che poi i biscotti li mangiamo tutti insieme in famiglia, ha voluto esserci anche mia zia perché, siccome le piacciono tanto, ha voluto partecipare per vedere come si fanno. Così ho pensato, mentre spiego lei la ricetta, la registro così, così la faccio vedere anche alle ragazze del gruppo e ai ragazzi del gruppo a cui avevo annunciato appunto le ricette porcose di Natale. Soltanto che io la spiego mentre la faccio, soltanto che è venuto molto lungo come procedimento, anche se poi non è troppo lungo, però sapete, spiegando bene i vari passaggi ci si mette un po' di più. Così ho deciso di fare in modo che il video vada un pochino più veloce e invece che essere parlato sarà con le scritte in cui vi spiego i vari passaggi, però ho voluto farvi un intro e per spiegarvi come mai questa tipologia di video è diversa rispetto alle altre, perché sennò sarebbero stati tre video molto lunghi. Allora, la prima ricetta è quella delle S, i biscotti, come questo qui. Sono buonissimi. E nel corso di pasticceria ci hanno anche fatto una lezione tutta sui biscotti e di quella lezione in questi video prima vi farò vedere come si fanno le S e poi le lingue di gatto. Le S hanno la particolarità di essere molto friabili, ve le dico già da subito, nel senso che si spezzano come niente. Ora ne prendo uno già spazzato per evitare di romperli tutti, tipo questo. Cioè, vi faccio vedere quanto si spezzano facilmente, cioè una minima pressione. Vedete, cioè, non ho neanche, non so se si capisce, ma sono buonissimi. A parte questo, un inconveniente che hanno, ve lo dico già da subito, è che una volta che avete fatto tutto l'impasto, è difficilissimo da stendere, è molto duro. Addirittura al corso di pasticceria, l'uomo, il ragazzo che ci teneva il corso, era un ragazzo, e le ha stese soltanto lui con la sac à poche, perché sono molto, molto duri, un impasto molto duro, è difficile, è faticoso. Quindi, per un po', fin quando non mi sono stancata, ho fatto le S con la sac à poche. Poi ho steso l'impasto e ho fatto i biscottini normali. In queste qui ci ho messo anche il cioccolato, l'impasto è lo stesso, soltanto che così mi sono risparmiata la fatica di farle tutte con la sac à poche. Quindi io vi dico, se avete un ragazzo molto forte a disposizione, fate le S, se no, con lo stesso impasto vi conviene fare dei biscottini normali, saranno ugualmente buoni e farete molto prima, molto in fretta. E basta, vi lascio il video della ricetta, alla fine ho fatto qualche foto, ma tutto sommato vi faccio vedere gli stessi biscotti che mi sto mangiando in questo momento. Spero che la ricetta vi piaccia, potete rifarla magari per Capodanno, che ne so, dei biscottini da abbinare al dolce, sono buonissime. Basta, ciao! Ho messo, ma ora è semplicissimo, ho messo 500 grammi di burro. Ci metto lo zucchero a velo, vabbè, quanto di zucchero a velo? 250, quindi 125, ok, e deve andare pianissimo perché qui sennò ci vuole tutto lo zucchero a velo. Poi la cosa ridicola è che l'impasto è durissimo, cioè è durissimo, sì, e il biscotto è morbidissimo.
qui come sono venute le S e quelle che ho fatto con lo stesso impasto, ma in cui ho messo le gocce di cioccolato. Allora, cioè, vedere questo, sono deliziose così tanto che ne avrò fatte un quintale e quelle che sono rimaste mischiate alle lingue di gatto sono queste, cioè veramente poche. Sono passate soltanto un giorno e mezzo da Natale, oggi è 27, quindi ecco il risultato. Se le provate fatemi sapere che cosa ne pensate. E sì, non sono light per niente, però è Natale e a Natale ci è concesso tutto, vero? E voi siete molto più buoni, quindi non mi sgriderete per questa ricetta porcosa. Ah, dimenticavo di dirvi una cosa, sono estremamente friabili, quindi se volete farli da regalare non vi conviene perché, vedete, si spaccano con la minima pressione, ma è anche il loro buono, questo me lo mangerò. Ciao!